che andremo a vedere oggi, vi parlerò, vi mostrerò questo nuovo flash della Yongnuo, modello 650EX. L'ho testato, l'ho provato, vedremo anche delle immagini del backstage e vi racconterò la mia esperienza. Innanzitutto ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai flash. In questo caso, come vi ho detto all'inizio del video, parliamo di uno speedlight della Yongnuo, il modello IN650XRF. Allora, procediamo innanzitutto con la scatola, con elencate qui tutte le caratteristiche, le funzioni, che dopo andremo anche a vedere cosa c'è di nuovo e di interessante. Al suo interno, beh, ovviamente troviamo manuale di istruzioni in inglese e in cinese e la garanzia, la classica custodia in nylon, dove al suo interno ci sarà ovviamente il flash che adesso io ho già tirato fuori con questo mini treppiede, ok, con un filetto da un quarto per fissarlo a uno stativo. Altro non c'è, quindi liberiamoci di questa scatola e ci concentriamo su questo flash. Allora, innanzitutto partiamo dai materiali decisamente migliori rispetto a altri modelli precedenti e rispetto anche a altri brand che costruiscono flash, quindi qui una nota positiva a favore della Yongnuo. Come peso siamo intorno ai 5 etti con le batterie inserite, quindi nessuna novità. La testa, ovviamente, come gli altri flash, si muove a 360 gradi, inclinata a 45 gradi. La novità, ovviamente, è la testa ovale, non è tonda come quella della Godox o della Profoto. Ha fatto qualcosa di diverso e ci ha messo 24 LED che erano una potenza di 2 watt. Questi LED potranno tornare utili in diverse circostanze, ma dopo andremo a vedere meglio nel dettaglio. Quindi terminiamo le caratteristiche, vediamo che abbiamo il vano batterie, perché lui deve essere alimentato con 4 batterie AA, questa è una nota negativa, ma dopo ne parliamo. Parte opposta abbiamo la connettività, abbiamo le entrate micro USB per fare l'update del firmware, spero che lo facciano più breve per una cosa che non mi è piaciuta, che dopo la vedremo. Abbiamo il filetto a 3 ottavi per eventualmente attaccarlo allo stativo, l'entrata per la corda sincro dei flash e una cosa molto importante che io ho utilizzato, l'entrata, un'alimentazione esterna per un pacco batterie che io ho utilizzato per avere maggior sicurezza e tempi di ricarica più veloci, dal momento però che possedevo questo pacco batteria già da diversi anni, perché lo utilizzavo proprio con questi flash della Yongnuo. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, abbiamo un display, anche qui una nota positiva, si vede molto bene, caratteri molto grandi di colore blu su sfondo nero, molto visibili anche alla luce del sole, menu in stile Yongnuo per chi conosce questi flash, quindi nulla di nuovo. Vi dico subito che non è per nulla complicato, nel giro di un'ora, due orette avrete già imparato a utilizzare questo flash. Dopodiché sotto ovviamente abbiamo l'attacco rapido per attaccare la salita della nostra fotocamera, i piedini in contatto freddo sono per Canon, c'è anche per Nikon, non c'è per Sony, se me lo chiederete.
Bene ragazzi, allora sopra il tavolo state vedendo il setup che ho utilizzato in questo video. Sono tutti i prodotti della Yongnuo, anche l'obiettivo 50 mm, adesso ne parliamo. Allora, innanzitutto partiamo dal più grande, questo IN200 flash da 200 watt, flash molto simile al Godox di 200. Dopo l'862, lui è alimentato con una batteria al litio, ottima autonomia e una ricarica molto veloce, ve lo consiglio. Di questi due prodotti ho già un paio di video nel canale, per chi vuole recuperarli ovviamente vi lascio la scheda qui sopra. E ovviamente abbiamo dato la priorità in questo shooting come luce principale a Nuova Riva al 650, ok? Allora, per quanto riguarda l'obiettivo, ho utilizzato solo questo 50 mm f1.4 della Yongnuo. È una focale che io di solito non utilizzo quasi mai, chi mi conosce sa che io utilizzo 35, 85 e 135, questa è la trippetta che porto sempre con me. Però oggi ho voluto provare questo nuovo obiettivo, vedere come si comporta, più presto lo proverò anche all'aperto per vedere il suo bokeh. Quindi per il momento non so dirvi moltissimo, però per il momento ho visto che è un ottimo prodotto. L'unico difetto che le ho potuto riscontrare in lui è la rumorosità nell'autofocus. Non è velocissimo, però tutto sommato si comporta bene. Ovviamente scordatevi di girare video con questo. Ovviamente è compatibile con la Canon EOS R e ovviamente ha l'attacco EF, tutto automatizzato. Per quanto riguarda le caratteristiche, ve le dico al volo, ve le leggo perché non me le ricordo. Allora, è formato da 7 gruppi, 9 elementi, apertura abbiamo detto, apertura massima f1.4, minima f22, la distanza minima di messa a fuoco è di 45 centimetri. Il filtro degli obiettivi dovrete prendere con 58 mm e il peso abbiamo detto che pesa poco meno di 6 etti. Guarda l'argomento batteria, allora qui tocchiamo un tasto non positivo, anzi negativo, perché lui deve essere alimentato nel 2021 ancora con queste batterie doppia A e ovviamente in questo caso se decidete di acquistare questo flash prendete in considerazione le batterie ricaricabili, no? Ovviamente quelle alcaline, e casomai prendete in considerazione proprio le Envelope Pro che sono le migliori e così avrete una garanzia di durata e prestazioni decisamente migliori, o se no le più economiche, quelle che vende Amazon nel proprio store. Vi lascio il link in descrizione. Il modello di flash che vi ho fatto vedere prima è l'862C, lui ha ovviamente una batteria al litio, questa batteria al litio ci faccio 300, 400, 500 lampi, se lo uso anche a potenze un po' più basse e ho una certa sicurezza e autonomia e tranquillità. E questa tranquillità volevo averla anche nel 650 e con queste batterie ovviamente non ce l'ho perché possono terminare da un momento all'altro e quindi dovete portarne via con voi parecchi ricambi, ok? È proprio per questo che io nel video di oggi ho utilizzato questo pacco batterie dal momento che ce l'avevo, perché con questo ovviamente ho un'autonomia, diciamo tra virgolette, infinita e i tempi di ricarica si riducono da 2 secondi a 0,4, però questo è un altro discorso, ok? Anche perché questo pacco batterie ha un prezzo decisamente non tanto abbordabile. Sarebbe magari stato più opportuno, dal momento che la Yongnuo ha optato per queste batterie ovviamente per tenere i prezzi decisamente concorrenziali e bassi, che magari avesse optato per le 18650 con le batterie a litio ricaricabili, ce le compravamo noi, bastava inserirne due e avevamo quella sicurezza, autonomia e velocità nel tempo di ricarica. Quanto riguarda l'argomento LED, allora, innanzitutto ricordo che ha la testa ovale, questa testa ovale serve per avere una luce molto più morbida rispetto alla classica testa rettangolare che conosciamo in tutti gli Speedlight, ok? È leggermente più morbida, può aiutare. Io personalmente userò sempre un modificatore, però conosco tantissimi fotografi che usano questo flash senza modificatore,
amplificatore e fanno delle ottime foto, sono gusti, ok? Detto questo, allora, 24 LED lungo il perimetro, questi 24 LED tirano una potenza massima di 2 watt, non è tantissimo, però aiuta, specialmente come luce modellante. Per accendere questa luce dobbiamo premere un pulsantino qui sotto, si accende, rano, e con la rotellina noi modifichiamo anche la potenza, in questo caso funziona da dimmer, da 0 a 100. Abbiamo una temperatura colore all'incirca tra i 5000 e i 5500, quindi va benissimo anche per fare i video. Cosa c'è che non va in questa funzione? Che quando noi attiviamo la modalità LED, come in questo caso, si disattiva la modalità flash, quindi ogni volta che noi dovremo prendere, magari provare la luce su una modella o su un oggetto, dobbiamo attivare il LED e dopo ovviamente rispegnere la luce, perché sennò il flash non funziona, e questa la vedo una cosa negativa, specialmente quando abbiamo il nostro flash su uno stativo alto, ogni volta accendi e spegni. Questa funzione, tra l'altro, non è neanche fattibile accenderla con il meglio dei trigger 560 Tix Pro, perché non esiste, e questo è un negativo. Magari con un aggiornamento firmware si potrebbe risolvere. Per quanto riguarda le funzioni, beh, innanzitutto nella descrizione vi lascio il link dove potete scaricare il PDF e avrete tutte le informazioni. Adesso noi vedremo le principali, quelle che a noi interessano di più. Partiamo esattamente dal numero guida, che è la cosa che vi interessa di più, è 60 con la parabola a 200 mm ISO 100. Ok, per quanto riguarda, a proposito dello zoom, dato che siamo in argomento, ha uno zoom che va da 24 fino a 200 mm, ok? Quindi qualcosina in più rispetto alla parabola che ha il Godox V1. Per quanto riguarda la potenza, abbiamo i classici 8 stop modificabili fino a 128°. Funzionalità: funziona in modalità manuale, multi, TTL, modalità gruppi, possiamo comandare fino a 5 gruppi, perché lui può funzionare anche da master, perché al suo interno ha un ricevitore e anche un trasmettitore modulo radio RF 602-603, quindi sicuramente se avete altri prodotti Yongnuo sarà compatibile, potrete comandare, potrete lavorare insieme con gli altri Speedlight senza nessun tipo di problema. Comunque, in sovraimpressione, adesso in questo momento io vi lascio un'immagine dove vedrete tutti i prodotti compatibili della Yongnuo, ok? Allora, apro una piccola parentesi che già mi avete chiesto sul video dell'unboxing di questo flash. Allora, il modello IN3RT, questo trigger della Yongnuo, se avete questo trigger perché avete quel flash o avete il flash della Canon, RT è il sistema radio che usa la Canon, quindi questo trigger può azionare solo i flash della Canon o col modello della Yongnuo col sistema radio della Canon, ok? Non può azionare questo nuovo flash 560, non può azionare neppure l'IN200, ok? Che sia chiaro, e spero che con questa piccola nota ho chiuso il dubbio che molti di voi avevano. Siamo giunti anche oggi al termine di questo video dedicato a questo nuovo Speedlight della Yongnuo 650. Come avete visto, ci sono due cose che non mi sono piaciute. Stavo parlando dell'alimentazione e dei LED che non possono funzionare in modalità flash, però è un problema che è
ovviamente personale, è un ottimo prodotto che non costa una cifra. Adesso il prezzo corretto che verrà venduto qui in Italia momentaneamente non lo so, ve lo dirò, anzi vi metterò il link qui sotto nella descrizione. Ho visto che negli Stati Uniti viene venduto attorno ai $140-150, quindi presumo che il prezzo in Italia sarà il medesimo, ovviamente in euro. Comunque vi ripeto, appena saprò qualcosa vi lascio il link in descrizione. Quanto riguarda invece questo obiettivo che sto provando, appena sarà possibile provarlo all'aperto, dal momento che sono in lockdown, lo testeremo e vi farò vedere com'è il bokeh di questo obiettivo. Lui è un obiettivo che è già nel mercato da un paio d'anni, comunque ne riparleremo. Quindi, come al solito, se avete domande inerenti a questi prodotti, fatele qui sotto nei commenti che io prima o poi vi rispondo. Quindi, detto questo, io chiudo qua il video, vi saluto e ci vediamo la prossima settimana.